Davanti ancora ai pochi spettatori che hanno occupato gli spalti del Guido Biondi, poco meno di 500, la Virtus Lanciano cadde 3-1 nel test contro la Pari Grado Bari. Mattatore e l'attaccante dei Galletti Giuseppe De Luca, autore di tutti e tre i gol di marca barese. A dispetto del risultato però la Virtus non ha sfigurato, ma va da sé che nelle retrovie qualcosa va registrato. L'assenza di Trust pesa e D'Aversa confida in un puntello proprio in quella zona del campo. Intanto si è sbloccata la situazione legata ad Alessio Cragno, che la prossima settimana sarà a Lanciano e diventerà il nuovo portiere rossonero. Tornando all'amichevole, il Bari nel primo tempo ha sbloccato il punteggio con la punizione di De Luca. Pregevole il pari della Virtus con un'azione avviata da Padovan, poi triangolo tra Zeduardo e Turchi, il quale con una splendida volée dalla distanza infila Guarna. Gran gol per l'attaccante inserito nel tridente con Padovan e Piccolo, 1-1 al 31esimo. Nella ripresa la Virtus prova a ribaltare il risultato, ma viene infilata da un'azione di rimessa finalizzata da De Luca al 25esimo. Lo stesso De Luca nel finale chiude i giochi con un'azione personale ed un preciso rasoterra. Buona tra i rossoneri la prova dei nuovi Crecco e Zeduardo, che hanno agito in mediana con Paghera. Il commento dei due tecnici, D'Aversa e Nicola. Penso che il primo tempo abbiamo fatto, considerando che di fronte avevamo un'ottima squadra, abbiamo fatto abbastanza bene. È chiaro che poi ho dovuto fare tanti cambi, perché comunque il primo pensiero deve essere quello di dare minutaggio ai ragazzi e quindi non badare tanto al risultato. Però ripeto, si può anche perdere una squadra attrezzata come il Bari, nonostante, ripeto, i valori erano completamente diversi nel secondo tempo. Però un po' di animo ci vuole, mi riferisco soprattutto ai giovani, perché a prescindere dalla categoria, se non ci si mette determinazione si fa fatica anche in Lega Pro, quindi a maggior ragione a categoria così importante. Hanno la fortuna di ritrovarsi in una categoria che è quella della Serie B, devono dimostrare il più presto possibile di poterci far parte. Vincere fa bene, perché si crea il giusto entusiasmo, anche se secondo me un tecnico deve andare al di là di ogni singola partita, sia che si perda sia che si vinca, e analizzare secondo me quanto di buono è stato fatto. Sicuramente abbiamo fatto un passo in avanti nella gestione della palla, non è ancora veloce nel fraseggio come piace a me, ma noi abbiamo lavorato veramente tanto e con carichi di lavoro importanti, soprattutto con giocatori che erano fermi da tanto. Sul fronte uscite, sempre incerta la posizione di Piccolo e Paghera. Per il regista l'offerta della Ternana non ancora soddisfa la Virtus. Sul fronte Piccolo la dirigenza della Virtus sbloccherebbe subito la situazione se il Cesena inserisse nella trattativa l'attaccante Garritano, che però rifiuta al momento la destinazione.